Buonasera e ben ritrovati dalla redazione di Digistat Nord-Est. Politica, Leonardo Muraro, presidente uscente della provincia di Treviso, ci riprova. Sarà il candidato della nuova lista civica Razzapiave. Bravo. E così nasce Razzapiave! All'urlo di Razzapiave, l'ufficializzazione di Leonardo Muraro, quale candidato a presidente della provincia di Treviso. È il presidente di una lista civica sostenuta, ovviamente da Lega e PDL, che si chiama appunto Razzapiave. Singolare che il colore scelto sia il rosso, il colore della passione che anima il popolo trevigiano, da sempre identificato con questa denominazione. Per cui Razzapiave si identifica attraverso la cultura, la tradizione, l'amore per questo territorio e soprattutto le tante richieste che ho avuto dagli amici emigranti all'estero che mi chiedono sempre: voglio essere identificato nella provincia di Treviso con quel grande nominativo che è Razzapiave, perché io mi sento uno di Razzapiave. Razzapiave è aperta a tutti. Quanto alla squadra che accompagnerà nell'eventuale riconferma Muraro, i nomi sono ancora top secret, ma la lista sembra preclusa ai ricchi imprenditori. Io voglio gente comune, voglio gente che lavora, gente che vive in mezzo alla gente, per cui sarà una lista composta da persone che vivono in mezzo alla gente, umile come sono coloro che sono di Razzapiave. E a chi evidenzia che la scelta di Razzapiave per il nome della lista potrebbe essere il plagio di un marchio? Non è impadronirsi di un marchio. Razzapiave è nella simbologia, nella tradizione, nella storia di questi territori, per cui credo si sia fatto bene a fare anche questa lista. Potevano pensarci gli altri se per caso qualcuno dice che è un marchio. Muraro si fa fotografare vicino a un cavallo bianco, simbolo dell'operosità trevigiana. E cappellino rosso, cavallo bianco e fazzoletto verde, Muraro diventa a suo malgrado un inno al tricolore.